L'umanità vivrà sempre più elettricità e con le fonti fossili in esaurimento c'è la necessità di migliorare e diffondere le tecnologie di produzione, utilizzo e accumulo di questa energia. Anche la mobilità sarà coinvolta in questa transizione energetica. I ragazzi che oggi frequentano le scuole superiori domani guideranno un'auto elettrica. Quindi abbiamo deciso di andare da loro per sapere se si vedono fin da subito alla guida di una vettura 100% elettrica. Clara, dal liceo Tirinnanzi di Legnano, ci ha mandato questa risposta. No, non penso che la mia prima auto sarà elettrica perché comunque ha un costo abbastanza elevato, però l'obiettivo è sicuramente di prenderne una perché penso che sia importante ridurre l'impatto di CO2 sull'ambiente. Altri ragazzi ci hanno invece risposto per iscritto. Andrea spiega: il mio primo mezzo non sarà elettrico. Mi piace sentire il suono del motore a scoppio e le vetture elettriche sono dannose per l'ambiente perché lo smaltimento delle batterie è molto inquinante. Marco invece dice: non vorrei da subito un'auto elettrica perché vorrei fare viaggi lunghi e le auto elettriche hanno un'autonomia limitata. Sicuramente in futuro ne possiederò una, non producono emissioni e aiutano a preservare l'ambiente. Anche Lucia è sulla stessa lunghezza d'onda e ci dice: la comprerei perché inquina meno di un diesel o di un benzina, ma costa molto e non so se potrei permetterla. Vogliamo rispondere a queste osservazioni chiamando in causa Nicola Armaroli, chimico e dirigente di ricerca al CNR, dove si occupa di nuove tecnologie per l'energia rinnovabile. Lei ha sentito le osservazioni dei ragazzi, che cosa risponde? Allora, per quanto riguarda il ragazzo che ha paura per quanto riguarda le distanze lunghe, dipende cosa intende per distanze lunghe. Io con una macchina che ha una batteria da 40 kWh di quasi 3 anni fa e adesso sono già aumentate le batterie, io vado in vacanza sulle Dolomiti e vado al mare in Croazia, da Bologna, tranquillamente. Quindi, cioè, quando io devo andare più in là, se vado a Roma, vado a Napoli, non prendo la macchina, ma questo non lo facevo neanche prima. Quindi bisogna anche pensare che esistono altre possibilità di trasporto, in particolare c'è un'auto elettrica che si fa per dire auto, che è in funzione da più di un secolo, anzi forse più di 150 anni, che è il treno, che insomma aiuta a percorrere lunghe distanze e dopodiché ci possono essere altre opzioni di trasporto all'arrivo. Comunque, attualmente le auto elettriche ci permettono di fare distanze tranquillamente, già quelle che vendono oggi, di viaggiare su distanze di 400 km senza particolari patemi, anche 500, nel senso che al massimo uno si ferma una volta, una ricarica veloce e che è presente ormai in maniera estesa. Faccio presente che finché uno non ha un'auto elettrica non si rende conto di quanto sia estesa la rete ormai di ricarica pubblica in giro. Vi assicuro che lo è. Scaricate le app degli automobilisti elettrici che sono gratuite, una si chiama Next Charge, e vedrete da soli che le ricariche elettriche sono presenti. Quindi il problema della distanza, francamente, ormai è minimale e comunque resta sempre il problema, il punto che c'è già una macchina che può percorrere grandi distanze e la puoi usare tranquillamente come una macchina normale che è la Tesla, per quanto riguarda le percorrenze, però è chiaro che lì i costi sono più elevati. Per quanto riguarda i costi, attualmente ci sono degli incentivi importanti da parte del governo italiano e di altri governi a livello europeo. Quindi se oggi uno ha una macchina da rottamare più vecchia di 10 anni, prende un incentivo di 10.000 euro, 8.000 statali, 2.000 del concessionario. Insomma, non è poco. Quindi vi assicuro di un fatto, voglio rassicurare su un fatto, che nonostante, anche lasciando perdere gli incentivi, io quando l'ho comprato non ho avuto incentivi statali, niente, 2 anni e mezzo fa, però io ho già recuperato i costi maggiori che avrei avuto con l'auto precedente. Perché? Perché l'elettricità costa molto meno dei combustibili, circa il 75% in meno. Quindi avete un 75% in meno del costo del carburante, che in realtà nel mio caso, in molti casi, è più del 90%, perché ci sono molte ricariche gratuite in giro attualmente, sponsorizzate dai comuni. Quindi io in realtà l'anno scorso per fare i miei classici 15.000 km ho speso meno di 100 euro. Ho provato un po' a pensare quanto avrei speso se avessi dovuto fare dei pieni con una macchina che consuma 15 km con un litro 15-16. Quindi, ripeto,
i costi iniziali sono tranquillamente abbattuti dai costi di gestione, perché non c'è solo il carburante, per 5 anni non paghi il bollo, l'assicurazione costa molto meno e la ragione è molto semplice, le macchine elettriche sono molto più sicure e le case e le compagnie assicurative lo sanno, quindi automaticamente il prezzo si abbatte. E voglio sottolineare anche questa importanza basilare, la manutenzione. Le auto elettriche sono auto che mancano di tutti le componenti, di tutte le componenti che sono soggette a usura e che sono quelle che comportano il costo di manutenzione della macchina, che è il vero costo della macchina nel tempo di vita, che sono il carburante e la manutenzione. Qualcuno pensa solo al costo, ma se si va a vedere il costo totale di un'auto alla fine dei 10, 15, 20 anni che uno la utilizza, il costo di acquisto risulta essere una frazione non preponderante del costo della macchina stessa, perché ripeto, c'è anche il bollo tutti gli anni, l'assicurazione, il carburante continuamente e la manutenzione. E una macchina che non ha il cambio, non ha la frizione, non ha la trasmissione, non ha il radiatore, non ha l'olio, capite? Non si usa praticamente mai i freni. Io uso il freno motore perché rilasciando l'acceleratore la macchina frena da sola, quindi non si consumano neanche le pastiglie dei freni. È una macchina che è la disperazione delle case automobilistiche, perché tutta la parte del post vendita viene sostanzialmente diciamo messa in crisi. Non so se ho risposto a tutte le domande, ce n'era qualcun altro che era rimasto in sospeso? Ci sono due fattori più tecnologici che secondo me hanno colto molto bene i ragazzi. Il problema delle batterie, quindi sì, l'inquinamento legato allo smaltimento delle batterie, che secondo me è abbastanza interessante da toccare, anche perché tocca direttamente la chimica alla fine delle batterie e dei materiali, sì, utilizzati. Sì. In questo caso cosa rispondiamo? Io ho stimato quelli che sono i materiali preziosi della mia batteria, che è da 40 kWh. Ci sono circa 100 kg di materiali preziosi, tra cui 10 kg di litio, 7-8 kg di cobalto, mi pare una quindicina di kg di nickel, forse di più, e circa 50 kg di grafite. Allora uno dice, però un sacco di roba, sì, è vero, un sacco di roba. Però c'è una differenza fondamentale rispetto alla mia auto precedente. Io questi 100 kg di roba li porto sempre con me. Cioè io non disperdo nulla nell'ambiente mentre utilizzo la mia macchina. Io l'unica cosa di cui ho bisogno è elettricità che faccia muovere gli ioni di litio tra il catodo e l'anodo. Ok? In particolare appunto nella fase di carica dal catodo all'anodo. Dopodiché quando gli elettroni tornano indietro dall'anodo al catodo io sto guidando la macchina. Ecco. Quell'input che io posso mettere all'interno della mia macchina è un input di elettricità rinnovabile. Perché? Perché io posso scegliere il mio fornitore di elettricità. Voi sentite tutti i giorni in televisione, sui media, che ci sono pubblicità di aziende che vendono solo elettricità rinnovabile. Quindi voi potete scegliere, cosa che non potete fare con un'auto convenzionale. Voi non potete andare dal benzinaio e chiedere, scusi signor benzinaio, questa benzina da dove viene? Dalle sabbie bituminose del Canada, dal Golfo Persico, dall'Oceano Atlantico Brasiliano, da dove viene? Lui non lo sa. Ecco, con l'auto elettrica i vantaggi appunto sono due, anzi tre. Il primo è che voi decidete voi chi è il vostro fornitore, voi potete scegliere chi sono fornitori di elettricità rinnovabile. Quindi le auto elettriche possono andare a elettricità rinnovabile su scelta precisa dell'utilizzatore. Non solo, l'utilizzatore può producersela individualmente. Io adesso sto costruendo una casa che sarà autosufficiente dal punto di vista energetico e produrrà elettricità anche per la mia macchina. Quindi la mia energia, nel caso specifico, che è abbastanza diffuso tra gli elettrici, perché sono molto, diciamo, tendenzialmente attenti a queste questioni, io produrrò il mio combustibile, tra virgolette, sul tetto della casa a chilometro zero. Quindi, tornando ai 100 kg di roba preziosa, io quelli li porto sempre con me, ho solo bisogno di elettricità rinnovabile. Quando quella batteria sarà giunta a fine vita, per un'auto elettrica a fine vita vuol dire 80% di ricarica. Perché 80%? Perché non posso compromettere la percorrenza più di tanto. Tutti sanno, tutti abbiamo batteria agli ioni di litio perché tutti abbiamo un telefono in tasca. Sappiamo che a un certo punto la durata della batteria tende a calare. Questo vale anche per le macchine, ecco. Dopo una quantità enorme di chilometri, attualmente vengono garantiti sui 150-180 mila chilometri o 8 anni nel caso della mia macchina,
voi siete pronti per sostituirla eventualmente. Dove va a finire la vostra batteria che contiene quei materiali preziosi? Ha due possibilità. Da un lato può andare a finire nella cosiddetta seconda vita. Ad esempio, non tutti sanno che lo stadio di Amsterdam è alimentato nel seguente modo: un enorme impianto fotovoltaico sul tetto che carica delle batterie di seconda vita proprio della marca della mia auto, che sono nel basement dello stadio, che di sera alimentano le utenze dello stadio, quindi per lo spettacolo, i negozi, tutto quanto, grazie all'accumulo. Questa è una seconda vita, perché se queste batterie ricaricano solo 80%, perché l'uso vanno benissimo. Quindi, sostanzialmente, backup di produzione rinnovabile. Quando anche saranno state sfruttate ulteriormente per molti anni per questo scopo, potranno andare al riciclo. Qual è il problema? Il problema è che attualmente, da un punto di vista di mercato, quello che io ottengo dalla batteria non ha lo stesso valore. Cioè il cobalto è molto ricercato, il manganese è interessante, il litio no. Costa meno andare a prelevare il litio nelle miniere australiane o nei laghi salati sudamericani piuttosto che nelle batterie, che è una follia, perché la concentrazione di litio che c'è dentro una batteria è molto più alta di quella che c'è nella miniera australiana. Quindi lì entra in campo il legislatore. Il legislatore ha già fatto passi avanti, perché prima di tutto vale il principio della responsabilità estesa del produttore, cioè la batteria della mia macchina se la deve prendere in carico per legge la mia casa automobilistica. Cosa devono prendere loro? Sono loro che sono responsabili di smaltirlo. Il mercato però non è ancora pronto per il litio, quindi lì interviene il legislatore che deve incentivare il disassembly e il prelievo del litio. Dal punto di vista tecnico, il riciclo della batteria è complicato, perché le batterie fino ad oggi, come tutti gli oggetti della nostra vita fino ad oggi, sono stati pensati per essere utilizzati, non per essere riciclati. Cioè non sono state progettate le batterie per essere disassemblate. E adesso la mentalità di Tesla e anche di altre aziende va in quella direzione, lo è già, devo dire. Ma le batterie fino ad oggi sono state pensate per essere il più compatte possibili e il più energeticamente dense possibili. Questa era la priorità. Ma la priorità adesso nuova è che devono essere anche disassemblabili e riciclabili. E uno dei problemi grandi è che ogni casa automobilistica fa le batterie come gli pare. Ci sono quelle che hanno il formato foglio, diciamo, come la mia auto ha delle batterie che hanno dimensioni di foglia 4 più o meno, in foglia 4, e spessore di pochi millimetri, mentre le batterie della Tesla sono batterie cilindriche. Immaginate poco più grandi le batterie che mettete nei dispositivi, nel mouse, dovunque le mettete. E ce ne sono migliaia nel pianale della Tesla di queste batterie. Quindi una linea di disassemblaggio delle batterie universali non esiste. Cioè ogni casa deve fare la sua. Quindi anche da quel punto di vista, perché c'è una competizione enorme, anche da quel punto di vista forse il legislatore dovrebbe spingere le case automobilistiche ad essere più uniformi. Perché se ci fosse un sistema di disassemblaggio, standard per tutti, sarebbe tutto molto più facile. Quindi si può tecnicamente fare. Il legislatore deve ancora lavorare sotto certi aspetti. Guardi, ho voluto lasciare per ultimo un'interessante osservazione di Marco. Risulterà fondamentale trovare fonti green per produrre l'energia elettrica necessaria alle nuove automobili. Non inquinare utilizzando la macchina, ma farlo per produrre l'elettricità di cui essa ha bisogno, non è sicuramente una valida soluzione per risolvere i problemi ambientali. Cosa ne pensa di questa osservazione? Già in fase di produzione, le aziende più avanzate, non solo Tesla, stanno già pensando in quella direzione. Cioè, se io non le faccio con elettricità rinnovabile, con energia rinnovabile, poi perdo il guadagno ambientale che ho. Quindi c'è già un'attenzione delle aziende sulla produzione. Per quanto riguarda invece l'energia che metto io, se il consumatore dal basso spinge per avere e chiede l'elettricità rinnovabile, il produttore dall'alto lo deve fare, perché mi fa gli spot e mi dice che mi dà l'elettricità rinnovabile, ma se la chiedo io, la chiedi tu, poi a un certo punto loro dovranno aumentare la produzione rinnovabile e diminuire quell'altra. Quindi c'è questo cambiamento dal basso. Questo cambiamento dal basso è in corso, è uscito ieri o ieri l'altro
il nuovo report sulle rinnovabili dell'Agenzia Ambientale, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. E ci sono dei dati interessanti. Ad esempio, al 2025, pensate, al 2025, dopodomani, vi giuro che nessuno l'avrebbe immaginato, anche solo 5 anni fa, per non dire 10, per non dire 20, eolico e fotovoltaico nel mondo, come potenza installata, supereranno il carbone. Ok? Perché? Perché il costo di queste due tecnologie si è talmente abbassato, soprattutto del fotovoltaico, che ormai non possono competere. Per cui anche nell'America di Trump, che aveva fatto la campagna elettorale nel 2015-16 col badile in mano, in mezzo a quelli produttori di carbone, arrivo io a riproduciamo il carbone, non è successo nulla di tutto ciò. Perché in un paese dove regna il mercato, negli Stati Uniti, il mercato ha condannato il carbone. Per cui le rinnovabili non costano nulla, soprattutto il fotovoltaico ha avuto un tracollo del prezzo, un crollo di 20 volte in 20 anni, per dare un'idea, per cui adesso i costi sono talmente competitivi che non c'è più storia. Ma che cos'è dal punto di vista tecnologico che ha permesso un abbattimento? Dal punto di vista tecnologico poco, dal punto di vista commerciale è successa una cosa. La produzione del fotovoltaico al silicio, che era presente anche negli Stati Uniti, in Europa, fino a 10 anni fa più o meno, è stata totalmente, quasi esclusivamente portata in Cina, perché la Cina poteva produrre quei dispositivi a dei prezzi assolutamente imbattibili. Lo ha fatto anche perché lo Stato cinese è centralizzato e può mettere del cash, e la Cina è ricca di cash, okay? Quindi decide lo Stato, il partito, in quel caso, e si fa, e lo hanno fatto. Questa cosa c'ha degli aspetti negativi, ma c'ha anche degli aspetti positivi. Oggettivamente, se questo non fosse successo, noi non saremmo a questo punto. Il carbone non sarebbe sulla soglia della fossa, con un piede nella fossa, come lo è, secondo il report che vi dicevo ieri. Quindi il vero fattore che ha stravolto il sistema è stato portare la produzione laddove i costi erano più bassi. Quindi ricordiamoci sempre, che ci piaccia o meno, chi mi conosce sa che io sono anche molto critico rispetto a certi aspetti del mercato, però oggettivamente il mercato è stato importante, le leggi del mercato sono state importanti per rendere possibile questa rivoluzione che sta, ripeto, sconvolgendo completamente l'industria della produzione elettrica. Il futuro di queste tecnologie, cos'è che dobbiamo ricercare noi come, prima di tutto, scienziati? Sì, dunque, per quanto riguarda il fotovoltaico, noi siamo già a dei pannelli standard che vengono venduti a dei prezzi totalmente accessibili, che dicevo prima, con efficienza attorno al 20%. Efficienza altissima, perché quella, diciamo, teorica di un pannello fotovoltaico al silicio a una sola aggiunzione torna al 30-32%. Quindi siamo abbastanza vicini. Per fare un paragone, la natura, in miliardi di anni di evoluzione, fatto sì che il processo fotosintetico naturale abbia un'efficienza inferiore dell'1%, e qui stiamo parlando del 20%. Okay? E quindi da quel punto di vista si può ulteriormente tentare di andare verso il 31%. Ci sono altri materiali che vengono studiati, attualmente da qualche anno vanno molto di moda le perossiti, anche eventualmente accompagnate con il silicio. Ci sono materiali organici, ci sono altre soluzioni per building integration come i concentratori luminescenti, ci lavoriamo sopra anche noi in laboratorio. Ecco, però il punto è che il fotovoltaico al silicio sta galoppando verso il terawatt di potenza installato, lo ci arriverà direi così a spanne nel corso del 2021. Quando tu arrivi su una scala del terawatt, se arriva un concorrente, e non è imminente oggettivamente, con una quota di mercato elevata, è difficile poi spostarti, cioè dopo diventi un macigno all'interno del mercato. Per cui, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, io credo che ci saranno ulteriori raffinazioni e miglioramenti per il fotovoltaico al silicio, perché diventi standard la vendita di pannelli con il fino al 23-24%, forse 25%, quindi un ulteriore aumento nei prossimi anni. Ma la vera sfida è l'accumulo. Dicevo prima che mi sto costruendo una casa, diciamo, energeticamente indipendente. Tra l'altro ne parlo nel mio ultimo libro, Emergenza Energia,
che è uscito 2 mesi fa per l'editore Dedalo, e racconto come è fatta la mia casa. È fondamentale l'accumulo. Sto guardando fuori, sono a Bologna, è una giornata grigia. Oggi i pannelli fotovoltaici a Bologna producono poco, pochissimo. Quindi sicuramente non è una bella giornata. L'aria è ferma, anche se avessimo delle pale eoliche non produrrebbero nulla. Però per 10 mesi all'anno non è così. Okay? Quindi io produrrò grandi quantità di elettricità sul tetto della mia casa con impianto circa 11 kW e lo metterò in rete l'eccesso che produrrò ogni giorno. E quello che metto in rete nei 10 mesi dove la produzione supera il mio consumo, poi, come dire, lo recupero, faccio il conto a fine anno di quello che non riesco a produrre oggi, che devo prendere dalla rete. Però in tutto ciò è importante che ci sia l'accumulo. Quindi, per rispondere alla domanda, dice dove deve andare la tecnologia? Deve andare verso una migliore capacità di accumulo. E torniamo alle batterie al litio, che erano le stesse delle macchine. Le batterie al litio sono state una tecnologia cosiddetta abilitante per il trasporto elettrico. Perché pensate che circa 100 anni fa a New York c'erano più macchine elettriche che macchine a combustione. Può sembrare assurdo, ma il dibattito non era ancora chiuso tra i sostenitori dell'elettrico, tra cui Edison, e i sostenitori del termico, tra cui Ford, il suo amico Ford. Poi alla fine vinse il motore termico perché le strade delle metropoli americane cominciavano ad allungarsi, cominciavano a collegare anche le campagne, quindi occorrevano macchine per una percorrenza più lunga, si cominciava ad asfaltare le strade e quindi non c'era gara. Cioè la densità energetica dei combustibili non era assolutamente paragonabile, enormemente superiore a quella delle batterie disponibili all'epoca. Quindi l'auto elettrica rimase così una cosa naif per qualche riccone della città che andava a trovare gli amici facendo massimo 4-5 km. E dopo questa idea è rimasta, sembra, a volte parli con le persone adesso, sono ancora convinte che le macchine elettriche facciano 5 km. Non è così, perché è venuta questa tecnologia abilitante, la batteria al litio, che ha permesso di fare delle automobili con la stessa peso, dimensione e performance delle macchine tradizionali. Per cui adesso se tu vedi le due macchine, anzi quella elettrica ha una performance migliore, vi posso assicurare che io al semaforo brucio chiunque, anche se ho una Porsche di fianco, e la mia non è una macchina particolarmente potente. Okay? E quindi le due macchine comunque sono paragonabili. Quindi tecnologia abilitante, batteria al litio. Questo deve valere anche per l'accumulo di casa, perché io d'estate, quando vengo al lavoro, a casa non ci sono io, non c'è mia moglie, non ci sono i miei figli, il consumo è relativamente ridotto. Ci sarà l'impianto di raffrescamento, ma la produzione estiva è enorme. Quindi avrò una batteria di accumulo al litio che in cui metterò l'energia che mi servirà la sera, o per caricare la macchina, o per far andare il forno, o per fare il phon, quello che mi servirà. E soprattutto per far andare l'impianto di raffrescamento e l'impianto di riscaldamento invernale. Dopo ne parliamo. Quindi il progresso, più che sul pannello fotovoltaico, dovrebbe andare verso la batteria. Cioè batterie in grado di accumulare il più possibile energia e di migliorare l'accumulo. Il lavoro che viene fatto a livello internazionale è sui catodi. I catodi adesso sono fatti di ossidi misti di cobalto, manganese, nickel, alluminio talvolta, dipende, insomma, ci sono varie formulazioni. Il cobalto ha delle caratteristiche elettroniche che lo rendono particolarmente adeguato a far sì che la batteria duri molto e ha un'affinità verso il litio che va avanti e indietro particolarmente elevata. Insomma, litio e cobalto si trovano molto bene insieme. Quello che bisogna migliorare è togliere il più possibile il cobalto, perché il cobalto è un metallo relativamente raro rispetto ad esempio al nickel. La sua accessibilità è minore. Poi soprattutto in gran parte concentrato in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi lo sviluppo tecnologico in quella direzione va nel limitare al minimo il cobalto. Già gli ultimi modelli di alcuni tipi di batterie delle aziende più avanzate hanno meno cobalto e più nickel, e aumentare la densità di energia sul catodo e ovviamente anche sull'anodo. Insomma, quindi la quantità di energia accumulabile dentro la batteria. Ma con le tecnologie attuali si può vivere senza utilizzare combustibili fossili? La mia casa, prima di citavo, perché sarà energeticamente indipendente?
Perché avrà un pannello fotovoltaico sul tetto e una batteria di accumulo. Quindi per gli utilizzi elettrici io sono coperto. Ma il vero punto chiave è un altro. 2 settimane fa ho effettuato, un io, è venuta un'azienda che ha effettuato 2 trivellazioni nel sottosuolo fino a circa 125 metri, inserendo 2 sonde geotermiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa casa sarà riscaldata d'inverno, raffrescata d'estate con il calore che sta nel sottosuolo, perché a quella profondità la temperatura è costante 17 gradi tutto l'anno. Quindi questo vuol dire che giù ci sono 17 gradi, quando sopra ce ne sono 40, io posso estrarre il fresco. Giù ci sono 17 gradi, quando sopra, come oggi, ce ne sono 3, 5, posso estrarre il caldo, ok? E la pompa di calore poi mi aiuta a far sì che da 17 arrivi a 20, quello che mi serve. Quindi io sarò completamente indipendente dal punto di vista energetico, cioè vuol dire che oggi noi possiamo progettare case che non debbono collegarsi a un tubo collegato a un gasdotto a migliaia, che porta il gas da migliaia di chilometri di distanza, dalla Siberia, dall'Algeria, dall'Olanda, da chissà dove. Okay? Perché io l'energia, il caldo, ce l'ho sotto i piedi, lo devo solo tirare fuori. Per fare questo mi serve una pompa, semplicemente c'è del liquido che va giù, del liquido scambiatore. Io non scambierò nulla con il sottosuolo, attenzione, nulla. Semplicemente una sonda che va giù, un tubo che va giù. Ci sarà un liquido scambiatore che va giù, pesca il calore, si scalda a 17 gradi e porta i 17 gradi su in superficie. Per fare questo esercizio, che è semplicissimo, basta una pompa. E la pompa è elettrica. E siccome è elettrica, l'elettricità la posso fare a casa mia, sul mio tetto, chilometro zero. Ok? È tutto spiegato un po' meglio nel libro. Quindi, ripeto, oggi è possibile uscire da questa mentalità che ci vincola ai combustibili fossili, che noi pensiamo che dobbiamo per forza andare nel Golfo Persico a prendere del petrolio per far funzionare la macchina e in Siberia prendere del gas per scaldarci la casa. Non è vero, si può fare senza, è possibile. Ok? Tra l'altro, cosa che non ho detto prima, la macchina elettrica ha un'efficienza che è 3-4 volte superiore all'auto termica, un taglio da nulla. Cioè, quando io metto una unità, 100 unità di benzina, unità di energia di benzina nel serbatoio, 80 vengono buttate letteralmente dal finestrino, perché il motore scalda essenzialmente con energia termica. La mia auto elettrica è una cosa a cui non mi sono ancora abituato. Quando io arrivo a casa la sera, tocco il cofano, è gelato, perché il motore non scalda. Perché quella macchina ha un'efficienza invece dell'80-85% dalla batteria alle ruote. Col diesel, con la benzina, al contrario, al 20%. Quindi quell'energia che mi arriva a chilometro zero sul tetto della mia casa sarà anche utilizzata in maniera intelligente. Non ne butto via l'80 e ne uso il 20. Ne uso l'80 e quello che perdo è il 20. Fanno insomma la differenza. Quindi complessivamente il mio consumo energetico generale è comunque diminuito. Idem per la caldaia. Pensate che il discorso della pompa di cui prima, per ogni unità di energia elettrica che mi produco io, non è che vado a prendere chissà dove, di energia elettrica che io uso nella mia pompa, tiro fuori 4 o 5 unità di energia termica che stanno sotto. Quindi ho un'efficienza che sembra una cosa assurda, del 400%, ma è così. Perché io investo uno e tiro fuori per tirare fuori quattro. Perché? Perché il quattro è già lì. Non è che lo devo creare io con quell'uno. È già lì, semplicemente lo prendo fuori. Ok? Quindi questo è un concetto fondamentale. Questa è una cosa che ci tenevo a dirla. Abbiamo citato il litio, abbiamo citato il cobalto, le batterie provengono dalla grafite, abbiamo citato materiali nuovi. In poche parole stiamo parlando di chimica. Lo sviluppo di queste tecnologie ha bisogno della ricerca in campo chimico, ingegneristico e chimico industriale, giusto? Assolutamente. Noi per esempio siamo coinvolti in un progetto che è iniziato proprio il 1 novembre con aziende, con ingegneri per lo sviluppo di materiali e dispositivi per la produzione di combustibili solari, che è un mercato diverso, diciamo. Però è necessaria grande collaborazione. I chimici sono al centro di tutto questo. Pensiamo ad esempio alle batterie, no? Le batterie richiedono innanzitutto una conoscenza molto dettagliata della disponibilità di questi materiali sulla crosta terrestre, quindi la collaborazione tra chimici e geologi è importante. Poi i chimici sono fondamentali per studiare la chimica dei vari catodi e delle varie
composizioni della batteria in sé, perché c'è il catodo, c'è l'anodo, c'è il separatore, c'è l'elettrolita, quindi tutti i materiali che richiedono una profonda conoscenza chimica, sia in fase di produzione, sia in fase di funzionamento, perché poi bisogna andare a capire perché la batteria invecchia, qual è il meccanismo grazie al quale poi a un certo punto il litio non torna più indietro. Ecco, tutti questi dettagli richiedono conoscenze chimiche. Ma ancora, quando la batteria ha raggiunto il suo fine vita, bisogna, come dicevo prima, disassemblarla e riciclarla. E anche lì servono chimici. Attualmente non esiste un metodo standard di riciclo delle batterie. Ci sono vari metodi idrometallurgici, pirometallurgici, vengono trattati con acidi, vengono sminuzzati e poi successivamente trattati. Ci sono vari approcci, ma non c'è ancora, come dire, la ricetta magica. Quindi c'è tantissimo da fare. Io dico sempre, quando vado a parlare agli studenti, che molti di loro passeranno la vita nei rifiuti, ma non perché faranno i neoturbini, ma perché dovranno realizzare quella che è l'economia circolare, cioè i rifiuti, non solo delle batterie, ma anche nei dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni, ma anche nei tessuti, che è un problema enorme, il riciclo dei tessuti, la quantità di tessuti che vengono mandati, diciamo, nei rifiuti è colossale, è un problema ancora risolto, assolutamente, perché bisogna prima togliere la tinta, poi bisogna recuperare i tessuti. Ecco, questo è un altro settore. Insomma, è necessario sviluppare una conoscenza chimica enorme a tutti i livelli, e ne abbiamo bisogno, c'è bisogno di un sacco di ragazzi che si mettano a studiare queste cose. Quindi io veramente invito caldamente i giovani a sposare, diciamo, a scegliere la chimica nella loro professione, perché la chimica darà un grande contributo allo sviluppo tecnologico, lo ha sempre dato e continuerà a darlo, perché deve diventare più sostenibile e perché deve trovare le soluzioni nuove che ancora non abbiamo, sia per la produzione che per il funzionamento che per lo smaltimento. C'è un sacco di lavoro da fare. Guardi, le faccio giusto un'ultima domanda. Ma esiste un vaccino per la crisi climatica? Noi ci troviamo adesso in una fase di pandemia, ampiamente prevista. Se leggete report, libri, eccetera, era già tutto scritto. Semplicemente non ci eravamo preparati. Vabbè. Stavo dicendo che una pandemia è una crisi a picco, che può avere numerosi picchi, la seconda ondata, forse la terza, ma comunque non è mai successo che una città è scomparsa a causa di una pandemia. La Milano manzoniana ha avuto i suoi bei problemi, ma Milano è ancora lì. Milano è sopravvissuta anche alla peste del 300, come tutta l'Europa. Sopravviverà anche al Covid, certo, con lutti, costi sociali, eccetera, però non scomparirà. Questa crisi è una crisi appunto a picco, ma la crisi energia-clima, quella che abbiamo innescato utilizzando la nostra atmosfera come discarica di CO2, non è una crisi a picco, attenzione, è una crisi a baratro. Cioè quando noi ci infiliamo giù per un baratro, come quello che abbiamo cominciato a percorrere e non sappiamo se abbiamo già superato il punto di non ritorno, Per parlarci chiaramente, quando si cominceranno a sciogliere i ghiacci dell'Antartide, va bene? Le città del nord Europa, Amsterdam, Bruxelles, o della pianura padana orientale, Ravenna, Venezia, spariscono. Okay? E non è che abbiamo il bottoncino per tornare indietro, oppure, essendo un forma vivente, un virus, poi a un certo punto riusciamo a domarlo e no, non c'è modo di tornare indietro. Cioè i cambiamenti climatici che noi innestiamo non hanno la moviola di ritorno. Moviola era un dispositivo che quando io ero giovane, forse non so se i ragazzi l'hanno mai sentito nominare, comunque faceva vedere le azioni delle partite di calcio al rallentatore, okay? E si poteva tornare indietro. Ecco, qui non si torna indietro. Quindi bisogna stare molto attenti, perché questa crisi energia-clima è destinata a rimanere. E se noi non invertiamo la rotta, in questo baratro ci cadiamo e non è che ci torniamo su. Cioè noi abbiamo già ipotecato la concentrazione di CO2 per i prossimi 150 anni. Non siamo ancora capaci di togliere CO2 dall'atmosfera, forse un giorno lo saremo, io ho dei dubbi, però quello che dobbiamo fare è smettere di metterlo.
perché quella crisi lì, quando si scatena, non lascia scampo e si è già scatenata. Ci sono già vari segnali che si è già scatenata. Gli inferni di fuoco in California, in Australia, la scomparsa della foresta di kelp nell'oceano della Tasmania e tutte queste cose. Quindi, ripeto, guardiamo con ottimismo all'attuale crisi che ci crea questo disagio anche psicologico forte in questi giorni, queste settimane. Però la prospettiva è che è una cosa domabile. Non è domabile la crisi energia e clima se non cambiamo rotta. Quindi non abbiamo più tempo per le chiacchiere, dobbiamo iniziare a correre, che è anche il sottotitolo del mio libro. Non abbiamo più tempo. Non abbiamo più tempo. Dobbiamo fare queste cose adesso. E il cambiamento può venire prima di tutto dai ragazzi, che sono quelle persone che più possono ricevere questi... Sì, certo. Anzi, voglio dire una cosa. Non solo dai ragazzi. Siccome questo cambiamento deve avvenire adesso, ragazzi, state molto attenti, perché tocca a voi. Cioè, nella storia dell'umanità ci sono state decine di generazioni, centinaia di generazioni. Ce n'è una cui tocca il compito di salvare la baracca, ma per baracca si intende la biosfera, di salvarla letteralmente dalla distruzione che le nostre generazioni hanno innescato. Siccome ci restano 20, 30, 40 anni, questi decenni sono esattamente i decenni del vostro impegno professionale. Quindi noi vi stiamo scaraventando sulla testa questa crisi e voi ve la dovete risolvere. Anche un po' di debito vi stiamo scaricando sulla testa, ma questo è un altro problema ancora di cui non sono competente, ma ci avete anche quello. Quindi ne avete molte sulla testa. Quindi avete una responsabilità enorme, veramente avete una responsabilità enorme. Io dico sempre, voi vi sentite dire, ragazzi, spesso che siete una generazione, scusate il termine, di sfigati. Non è vero. Siete la generazione che dovrà salvare il pianeta, ma non perché tutti abbiamo avuto in testa da giovani di dover salvare il pianeta. E a voi vi tocca davvero, cioè non è solo un'idea giovanile, perché bisogna fare questa cosa nei prossimi 20-40 anni, cioè quando voi sarete lì, nelle stanze del comando, nei laboratori di ricerca e in tutti i posti dove si deciderà il destino dell'umanità. Quindi avete veramente una responsabilità che non potete, da cui non potete esimervi e diciamo, se ci riuscirete, i libri di storia parleranno di voi, cioè i vostri figli, nipoti, pronipoti diranno, beh, quelli hanno salvato il mondo, ma è vero, non è un'utopia, dovete farlo, tocca a voi, non a qualcun altro, né prima né dopo, tocca alla vostra generazione. Un messaggio forte e chiaro. Ringraziamo Nicola Armaroli per essere stato con noi, continuate a seguirci su Facebook, Instagram e sul nostro sito colpodiscienza.it e al prossimo appuntamento con il nostro convegno Il Clima del Giorno Dopo. Grazie.